Natale a Regalpetra di Leonardo Sciascia. Il vento porta via le orecchie, dice il bidello. Dalle vetrate vedo gli alberi piegati come nello slancio di una corsa. I ragazzi battono i piedi, si soffiano sulle mani cariche di geloni. L'aula ha quattro grandi vetrate, damascate di gelo, tintinnano per il vento come le sonagliere di un mulo. Come al solito, in una paginetta di diario, i ragazzi mi raccontano come hanno passato il giorno di Natale. Tutti hanno giocato a carte, a scopa, sette e mezzo e tivitti. Ti ho visto, un gioco che non consente la minima distrazione. Sono andati alla messa di mezzanotte, hanno mangiato il cappone e sono andati al cinematografo. Qualcuno afferma di aver studiato dall'alba dopo la messa fino a mezzogiorno, ma è menzogna evidente. In complesso, tutti hanno fatto le stesse cose, ma qualcuno le racconta con aria di antica cronaca. La notte di Natale l'ho passata alle carte, poi andai alla matrice che era piena di gente e tutta luminaria, e alle ore 6 fu la nascita di Gesù. Alcuni hanno scritto senza consapevole amarezza, amarissime cose. Nel giorno di Natale ho giocato alle carte e ho vinto 400 lire e con questo denaro prima di tutto compravo i quaderni e la penna e con quelli che restano sono andato al cinema e ho pagato il biglietto a mio padre per non spendere i suoi denari e lui lì dentro mi ha comprato 6 caramelle e gazzosa. Il ragazzo si è sentito felice, ha fatto da amico a suo padre pagandogli il biglietto del cinema. Ha fatto un buon Natale, ma il suo Natale io l'avrei voluto diverso, più spensierato. La mattina del Santo Natale, scrive un altro, mia madre mi ha fatto trovare l'acqua calda per lavarmi tutto. La giornata di festa non gli ha portato nient'altro di così bello. Dopo che si è lavato e asciugato e vestito, è uscito con suo padre per far la spesa. Poi ha mangiato il riso con brodo e il cappone. E così ho passato il Santo Natale.